entrando Gesù in Gerico, attraversava la città, entrando Gesù in Gerico, attraversava la città, entrando Gesù in Gerico, attraversava la città. Chiamato Zaccheo, capo dei pubblicani molto ricco, che cercava di vedere Gesù, ma non riusciva, poiché era piccolo di statura. Allora corse in avanti e salì sopra un sicomoro, poiché doveva passare di là. Doveva passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù, alzò lo sguardo e lo vide, e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché conviene che io entri a casa tua. Conviene che oggi io entri in casa tua. Zaccheo scese in fretta e lo accolse pieno di gioia, e vedendo ciò tutti mormoravano: entrato in casa di un peccatore. Zaccheo si alzò e disse al Signore: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se a qualcuno ho rubato quattro volte se lo restituirò. E Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Tutti. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto. Oh,
chiamato Gesù in Gerico, attraversava